Eccoci qua al Val Grosina Trail, terza edizione. Siamo io e la sempre presente Claudio. Ho partecipato alla prima edizione, adesso sono le 7. Vediamo, la strategia è quella di fare i primi 10 km a manetta, perché la gara è 10 km salita, si arriva intorno ai 1900. Si sta in quota e poi si scende, quindi dovrebbe essere, per chi ne sa, una gara corribile. Vediamo, la prima volta l'idea era quella di finirla a tutti i costi e l'ho fatto, ci ho messo una vita, ma chi se ne frega. L'idea di questa è di finirla entro il tempo massimo, le previsioni 6 ore, può essere, vediamo. Tanto il campanile di Grosio, 7.05, adesso comincio a scaldarmi. A dopo! Partiti! Allora, la prima edizione, l'intenzione era quella di finirla. 10 km di salita, prima curva a sinistra, spettacolo! Qualche ora arriverò! Quasi un'ora di gara, rampa per bene, cominciamo ad avere qualche panorama interessante, sotto c'è tutta la valle, vacanzieri, dietro abbiamo Lucas che sta caricando le batterie per poi scatenare l'inferno. Quando sentirete il boato e la fiamma, è Lucas che parte a manetta. Un'ora e 55, 9 km, appena passato il primo ristoro, temperatura buona, leggermente bassa, le mani fredde, però va bene così. Abbiamo qua ancora Lucas con le batterie al 100%, si sta contenendo per poi bruciare questo sentiero alla velocità della luce. Adesso leggero sali scendi fino al prossimo ristoro, circa 5 km, poi dal secondo ristoro si arriva in cima al punto più alto e poi si comincia a scendere fino all'arrivo. Alla 10 km, 2 ore 23, aria, temperatura buona, panorami spettacolari, nessun dubbio a tal proposito. Questo qui è l'antipasto per la OCC. Ecco, eccomi qua. Allora, sono passate 3 ore, 16 km 48, un passaggio qui che non sono riuscito a correre, terreno, come vedete, è abbastanza, come dire, irregolare e non riesco a trovare il passo giusto per correre. Temperatura buona, tendente al basso, guardate che panorami, tendente al basso, quindi la preoccupazione di sudare non c'è. Qui l'unica, come potete vedere, preoccupazione è dove mettere il piede e questo mi inibisce la corsa. Adesso provo a mettere via
i bastoncini, vedere se con le mani libere riesco a fare qualche cosa in più. Tanta acqua, come potete vedere, bello verde, qualche sprazzo di neve, vedete là nel canalone c'è ancora qualche goccia di neve, qualche lingua di neve, anche qua davanti a noi si vede qualche cosa. Adesso dovrei raggiungere il punto più basso e poi si sta su questo versante in quota abbastanza regolare. Allora andiamo ai 16 chilometri, sì, ancora un chilometro e si raggiunge, speriamo che si veda, si raggiunge la cima, poi sali, scendi e via. Se la discesa è come questo tratto, la vedo eterna. Ma va bene, dai, è un terreno sicuramente diverso dal solito. Dai, adesso basta ciance e riparto. Come tutte le gare di quest'anno, sono caratterizzate da grandi quantità d'acqua in tutti i torrenti e questa non fa eccezione, direi. Sono a 3 ore e 44, quasi 20 km, la temperatura non è calda, però si sta bene, c'è anche su un po' di aria che aiuta a sopportare queste salite. Il ristoro del 23esimo chilometro, 4 ore e 03, va bene, 23, 33 sono 10, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 15 chilometri, come avrete capito, non sono un asso in matematica, insomma, so un po' di tutto ma non capisco un cazzo di tante cose, però io sono contento di essere qui, guardate. Basta, a posto così, anche qui a posto così, va che bello, dai, riparto a correre perché non sono qui per raccogliere margherite ma per metterci il meno tempo possibile da punto a punto, quindi testa bassa e via, dai che arrivo Grosio. Finito l'ultima salita, adesso dovrebbe esserci solo discesa. Adesso 1, 2, un chilometro. Allora siamo a 5 ore 10, 30 km e 81. E il prossimo ristoro lo troviamo ai 32. Quindi ancora un chilometro, ma è tutta discesa. Adesso finisco la ripresa, metto via i bastoncini e si corre. Mamma mia, che dura che è stata. Bella, ma dura. Ah, guardate qua. 36,5. Si entra nel castello di Grosio. Ultimo sforzo. 2 anni fa qua ci entravo accompagnato da tutti i ragazzi della Val Grosina che hanno organizzato. E mi hanno fatto una foto tutti assieme. Ciao, grazie. È stato bellissimo. Terz'ultimo, ma ho goduto. Bello. Ciao. Questa è la centrale idroelettrica dell'A2A che serve Milano. Grazie, Grosio.
grazie centrale elettrica per permetterci e permettermi di caricare le mie batterie, le batterie della GoPro, le batterie del mio Garmin, del mio telefono Samsung. Grazie, grazie e ancora grazie. Guardate qua che roba. È finita. 603. Scappo, non basta, non sorriso.